Salve a tutti amici, bentrovati. Siamo praticamente ancora in un contesto governato dall'anticiclone africano che continuerà a dispensare tanto sole, ma soprattutto tanto caldo, caldo che diventa via via sempre più difficile da sopportare a causa dell'aumento del tasso di umidità. Diciamo subito che non ci saranno cambiamenti nei prossimi giorni. L'anticiclone africano continuerà a governare in lungo e in largo, un po' su tutta l'Italia, ovviamente anche sulle nostre zone, dispensando tanto sole, tanto caldo. Inutile stare a dire che potrebbero esserci cambiamenti intorno al 25-26 di questo mese, perché è ancora presto per poterlo confermare. Dunque viviamo ancora una situazione a tratti anche piuttosto difficile dal punto di vista climatico. Il tempo non farà, abbiamo detto, registrare grosse novità. La situazione meteorologica risulterà decisamente stabile su tutta la regione, salvo qualche annuvolamento nelle ore più calde a ridosso dei monti. C'è sempre quella moderata incognita, diciamo così, di qualche temporale di calore nel, diciamo, tardo pomeriggio, che interesserà comunque se ci saranno soprattutto i monti, ma occasionalmente in alcuni casi potrebbero questi temporali di calore sconfinare anche verso le pianure adiacenti. Le temperature, vedete, ormai non è che possono subire particolari variazioni verso l'alto, ma insomma abbiamo valori nettamente superiori alla media stagionale. Poche le novità saranno anche per le successive 24-48 ore, quando il tempo continuerà a rimanere stabile, soleggiato e con temperature davvero molto elevate su tutte le nostre zone. Mi fermo qui amici, grazie per essere stati con noi, a più tardi.